Ben trovati in questa nuova puntata di Music Talk. Siamo di nuovo con Giovanni Pace in arte Iovo e parleremo, continueremo a fare la nostra chiacchierata riguardo la sua musica, i suoi gusti. In questa puntata ci concentreremo più sui suoi gusti musicali, a chi si ispira. Ciao Giovanni. Ciao Renato. Ben trovato dopo questa lunga settimana. Sì, effettivamente è stata una lunga settimana. Le mie settimane sono sempre molto lunghe. Ok, ci vuoi parlare un po' di come a chi ti ispiri quando suoni, quando componi anche? A nessuno. A nessuno, benissimo. Ti giuro, davvero a nessuno. Non Ok, ho un... Allora, tutti quanti si ispirano, chi ha i Beatles, chi ha questo, chi ha quell'altro, io a nessuno, perché cioè, io ascolto le canzoni e ok. Ok. poi ogni canzone penso che mi stimoli o magari mi, come ti posso dire, mi ispiri in qualche momento, no? In qualche caso, però non ti... cioè, ho chiaramente delle mie band preferite, ma non è che mi ispira a loro. Cioè, mi posso ispirare ai Foo Fighters. No, certo. Cioè, per dirti, sono questi i miei canoni. Poi vabbè, come ti ho detto prima, ho delle band preferite, ho dei cantatori preferiti, questo e Certo, però quando quest'altro. suoni comunque anche inconsciamente tu Inconsciamente sì. prendi Quando suonavo con gli qualcosa. ADD, tornando alla puntata della settimana passata, mi ispiravo al cantante degli Avenged Sevenfold, Matthew Shadow. The life so endlessly, saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. E quindi niente, non mi ispiro a nessuno. Semplicemente sono io, uno dei tanti. Come c'è scritto pure su Instagram, ora che ci penso, uno dei tanti. Ok, e invece parlando di gusti, come ti sei avvicinato alla musica? Chi ti ha fatto appassionare a quest'arte? Mio padre. Mio padre è sempre stato molto appassionato di musica, ma davvero tanto, tanto, tanto. Aveva cassette, CD, i vinili non li ha mai avuti, se non ricordo male, no, non li ha mai avuti. Avevamo un impianto stereo, di quelli grandi, papà se l'era comprato, tutto sciavato, tutto così. Ricordo che io ero così tanto piccolo che smontai le casse. C'è tutta la patina che rivestiva le casse, che le faceva ascoltare bene. Ci avevo messo soldatini, figurine, Sì. tutte queste robe qua. Comunque penso che sia stato davvero mio padre il primo, anche se la musica penso che l'ascoltiamo dal primo secondo in cui sei nato, no? Tutto è musica. L'uccellino che cinguetta, porta che si chiude, tutto è musica. Però papà è stato importante da questo punto di vista. Con i suoi CD di Pino Daniele, Vasco Rossi, i Toto, tutta sta gente un attimino datata, no? Se così vogliamo dire. Però ecco, sì, lui è stato principalmente la persona più importante per le mie prime conoscenze musicali. Poi sempre per stare in parenti, no? Parenti e roba varia, c'è stato mio cugino Ivan, che è saluto anche a lui, tra le tante cose, che mi iniziava a far sentire Caparezza, gli Evanescence, tutto quello lì, tutte quelle cose un pochino più. Con la musica, musica, posso dirti anche no, per la musica, musica, quanto pianto e non lo so, ma la musica, musica, è tutta quel che E poi un'altra persona importantissima è stato il cugino di mia madre, che è Alessandro, che saluta anche lui, che invece mi faceva ascoltare reggae e tutte queste cose qua. E poi, insomma, ho iniziato a camminare un pochettino da solo e ho scoperto la musica per come mi piaceva, perciò diciamo che ascolto prevalentemente tutti i generi, non ne ho uno preferito. Ok. Anche se chiaramente la musica rock, quella sfera lì, è quella che Ti meno appartiene di mi... più. Sì, assolutamente.
tornando al discorso di suonare o non suonare, so che quest'estate hai suonato parecchio. Sì, ho fatto per fortuna qualche data grazie a Zero Arte, saluto anche loro per le tante cose che mi hanno dato l'opportunità, prima ad aprire a basso profilo a Cesare, poi successivamente ho aperto a Ray lo stesso, e ho fatto anche delle altre piccolissime date un pochettino in giro, no? E quindi sì, abbiamo suonato, ci siamo divertiti, è stata una maniera molto buona di iniziare a farsi conoscere, no? Abbiamo suonato in entrambi i casi io e Mattia, e quindi abbiamo portato un pochettino la parte acustica di questo set. Parlaci un po' del tuo gruppo, cioè parla a loro. Chi tagli i diretti? Il mio gruppo vede te alla batteria, non ti so dire. Ogni band, cari amici telespettatori, deve avere un Renatino, secondo me, perché ti dà quel brio. Vabbè. Digressione, piccola digressione. Sì. Poi c'è Mattia, che invece è la persona seriosa, quello che si è laureato, quello che sta tranquillo. E successivamente, da poco, si è aggiunto Manuel al basso, che come servono i Renatino, i Mattia, servono anche i Manuel. Nelle band, soprattutto per la sua imponenza fisica, no? Ti arriva uno tutto così, tutto metallaro, questo e quest'altro, e dici, oh, si spagnano i genti, capito? Poi alla fine è comunque... Poi invece è un pezzo di pane, però, capito? Sì. E poi al momento abbiamo... c'è anche Matteo nella band, che è la nostra chitarra solista. È una band un pochettino variegata, abbiamo tutti quanti età diverse, alla fin dei conti, se ci rifletti. E quindi ogni persona porta le sue esperienze, no? E le sue esperienze effettivamente sono, cioè, le esperienze di nostre, personali, chiaramente ci fanno interloquire con le persone diversamente, ma a parte questo ci fanno vivere la vita diversamente, no? Ed è questa la cosa bella della band, perché per quanto in teoria si dovrebbe essere tutti una testa sola, poi alla fine dei conti c'è cinque teste dentro lo stesso posto. È difficile unire tutte queste. Sì, è difficile unire teste. Quando sono unite è divertente. Tornavo da gente che non amavo, fammi fare un altro giro e poi ti giuro che me ne vado. Fammi fare un altro giro. E progetti per il futuro ne hai? I progetti per il futuro nei tempi di Covid, cioè, come dire, vorresti vincere la Superenalotto? Sì, certo, però è complicato. È complicato. Purtroppo la nostra terra non è una terra che ti aiuta, no? Non è una terra molto semplice da vivere. C'è poco, è molto povera. Perciò, sì, uno chiaramente i progetti per il futuro ce li ha. Penso che ce li abbiamo tutti. Poi tra il dire e il fare, come al solito, c'è di mezzo il mare. E se non è il mare, è la sila, i promontori, tutte queste robe qua, cioè è complicato comunque. Sì. Però se ti dovessi dire un progetto futuro, qualcosa a cui ambisco, ritornando alla puntata della settimana prima, che avevo la maglietta dello Ziget, ti direi proprio quello. Mi piacerebbe andare a suonare lì, a questo Ziget Festival. Non so se te ne ho mai parlato, ma sì, è davvero un posto mistico. Davvero un posto davvero interessante. A me me l'hai raccontato, però se vuoi raccontarlo anche ai telespettatori, te ne sarebbero... Sì, perché guarda, la cosa strana è che sto riscontrando che non è un festival molto conosciuto, per quanto è più conosciuto d'Europa. Ci arriva gente da tutto il mondo, ma non lo conoscono in molti. Essenzialmente questo festival si chiama The Island of Freedom, in sintesi l'isola della libertà, a dire vero. Praticamente vengono gente davvero molto grande a livello di nomi, no? Tipo quando andai io vidi Rihanna, i Coldplay,
non i Coldplay, scusa, i Muse, li confondo sempre, non mi chiedere perché. Tipo quando ti confondi Pascoli con Leopardi. Cioè, sono due persone totalmente differenti, però. Però comunque. E quindi, insomma, lì allo Ziget, se avevo intenzione di fare il musicista prima, una volta che ho visto come si faceva davvero, ho detto qua ci devo venire, cioè devo ambire a diventare qualcosa del genere, perché ci sono andato quando avevo 20 anni, subito dopo essermi mollato con la tipa di una pietra sopra, è stata un'esperienza mistica. Lo Ziget, cioè, c'ha lo Europe Stage, c'ha un pochettino di tutto. Ho visto e ho conosciuto Andrea Pino degli Zen Circus, lì per dirti, ci ho giocato a frisbee. Ho tirato il frisbee, è andato a finire sul palco, lui sta facendo il soundcheck, ma l'ha tornato a ritirare. L'ho parlicchiato un pochettino pure. E quindi sì, quella è una cosa a cui ambisco davvero. Adesso il nostro regista ci mostrerà la tua camera nel quale è nato tutto. Ce ne vuoi parlare? Certo, una volta che l'ho inquadrata ve ne parlo con molto piacere. Praticamente quella camera lì è importante. È stata la prima. È stato il posto dove ho scritto la mia prima canzone, La Suocera. È stata il posto in cui praticamente abbiamo sempre provato. Perché tipo ai tempi degli innominati, chiaramente, perché con gli ADD provavamo nelle sale prove. E per fortuna mia nonna insieme a mio nonno non mi hanno mai detto niente. Cioè, nemmeno le persone del palazzo non hanno mai avuto niente da ridire sul fatto che noi suonassimo e comunque facessimo boccano, no? E quindi una volta che si chiude quella porta lì, non c'è niente, perché c'è un tavolo, due sedie, una poltrona e poco altro, però è come se entrassi in una stanza del tempo, no? È presente tipo Dragon Ball, queste cose qua. Quindi da lì sono nate tantissime cose, continueranno a nascere fino a quando chiaramente potrò avere accesso a quella camera. È davvero una camera importantissima, davvero 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 tanto. È lì che hai composto gli album? Praticamente tutta una pietra sopra l'ho scritto quasi lì. Alcune canzoni alla pianola, alcune canzoni invece le avevo semplicemente scritte e quindi poi me le canticchiavo e le ho mandate così, perché poi il mio primo album nasce fra le tante cose diversamente, no? Non in una maniera molto consona, in sintesi, perché io semplicemente mandai le melodie vocali chiaramente con delle indicazioni precise e poi chi ha composto le basi musicali che sono registrate al computer ha tirato fuori, insomma, la parte musicale della cosa, no? E quindi sì, si può dire che è nata tutta una pietra sopra lì dentro, La Suocera, un paio di canzoni, un bel po' di canzoni in generale che poi ancora non sono uscite. E quindi è davvero una stanza molto produttiva e chiunque ci è venuto poi fra le tante cose, perché questa è la cosa strana, chiunque ci è venuto ha sentito questa aura strana, questa aria particolare. Mi fa piacere perché un pochettino penso che sia io con la mia ospitalità, un pochettino penso che sia proprio la casa in sé. Cioè, sono domande che ti poni, no? Però non hai quasi mai una risposta vera e propria. Questa è la camera di Iov. Bene Giovanni, il nostro tempo è scaduto, lo guardo all'orologio. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Music Talk. Ciao a tutti!